donna. E mi piace ripetere anche in questa sede una frase che ho scritto su Facebook nei giorni scorsi, una frase di un artista famosissimo, Bruno Munari, che dice: quando qualcuno ti dice che quella cosa la sa fare pure lui, non la sa fare, la sa rifare, altrimenti l'avrebbe fatta prima di te. Quindi andiamo nei fieri che ci hanno copiato. Però come è giusto Tania, poi hanno veramente, manca la dignità per portare avanti il programma. E a proposito di cose che si sanno rifare e non fare, ora, sui giornali avete letto in questi giorni venuto il ministro Toninelli, ovviamente il periodo è sospetto, sicuramente è sospetto, come ha detto il nostro sindaco, perché è mera campagna elettorale. In realtà vi svelo un segreto, non è assolutamente così. Questa finalmente quest'opera verrà ultimata e questo lo dobbiamo veramente a un lunghissimo lavoro che abbiamo fatto come gruppo di parlamentari sardi, un lavoro che è iniziato, ve lo giuro, dal giorno dopo che abbiamo messo piede all'interno del Parlamento, perché vi è stato un lavoro lunghissimo di dialogo fra i ministeri competenti, cosa che evidentemente è mancata. E guardate, non è stato nulla scontato, anche se, devo dirlo qui, non mi piace alle volte sminuire anche una figura di rappresentanza come il sindaco, non è da me, però quando sul mio profilo leggo che ho fatto il mio dovere, è vero, ha ragione, ho fatto il mio dovere, perché i cittadini ci hanno eletto per questo, per fare il nostro dovere, però mi chiedo come mai non è stato fatto prima. Noi che eravamo gli incompetenti siamo riusciti a ottenere in un anno, anche meno, risultati che loro non hanno ottenuto per anni. Dimmi. Perché prima non c'erano le intenzioni. Probabilmente sì. Noi abbiamo portato, noi cittadini, costituendo questo partito, questo movimento, una politica pulita. Anzi, io addirittura sono uno che cambierei il nome come politichese, no? La parola politica non la pronuncerei più perché sa di sporco. Parlerei di amministrazione. In effetti è vista con un sospetto sempre questa parola. In una chiave diversa da quella che il cittadino credo sia stato rappresentato. Questo è quello del... È vero, è vero. C'è da dire questo, non è stato nulla veramente scontato, neanche la proroga dei finanziamenti, perché dovete sapere che comunque nel 2015 vi è stato un rifinanziamento dell'opera che doveva in realtà iniziare da quando è stata avviata tutta l'infrastruttura, essendo il lotto 1 doveva iniziare da lì, invece poi per scelte politiche, pesi politici di Sassari e via discorrendo ovviamente si è iniziato da un'altra parte. Poi è arrivato il PPR, il piano paesaggistico regionale, e non solo, anche il piano di assetto idrogeologico, che ha fatto sì che comunque si dovesse rivedere in qualche modo l'infrastruttura, il progetto dell'infrastruttura. Ora, vi voglio raccontare una cosa un po' simpatica. Una volta prorogati i finanziamenti, ripeto, non scontato perché facevano parte di un pacchetto dello sblocco Italia, dove c'era veramente tutta una serie anche di altre infrastrutture che al movimento non piacciono perché sono infrastrutture inutili, volute ovviamente all'epoca dal governo Renzi. Quindi solo il fatto di aver prorogato i finanziamenti è stata una scelta politica veramente sentita, quindi questo lo dobbiamo darne atto. Quindi non è solo dovere, è stata una scelta politica, non vi era nulla di scontato. Altra cosa che ci tenevo a sottolineare, dopo la proroga dei finanziamenti è arrivata una lettera a tutti i parlamentari sardi, è arrivata anche male da parte del nostro sindaco, dove ci suggeriva appunto come poter proseguire per far sì che l'opera venisse approvata, il progetto venisse approvato, e ci ha suggerito di inserire... Mario, scusa, mentre lui mi viene da ridere perché ci abbiamo riso tanto in questa cosa, di inserire un emendamento in qualsiasi provvedimento omnibus, per dire, un provvedimento omnibus è un provvedimento che contiene tante azioni da portare avanti, dove dovevamo solo sottolineare che l'infrastruttura non è considerata nuova opera. Ora, se fosse stato tutto così semplice, che aspettava me, Mario, due incompetenti arrivati in Parlamento a farlo, l'avrebbero fatto di nuovo sempre prima loro. In realtà quello che è servito è stato veramente un lavoro di dialogo serrato, e qua devo tantissimo al ministro Toninelli e al ministro Bonisoli, che davvero costantemente si sono sentiti e hanno lavorato con gli uffici legislativi. Quindi forse finalmente questa infrastruttura avrà la luce. C'è da dire un'altra questione, un'altra cosa importantissima. Prima
finché non siamo arrivati noi al governo, questa infrastruttura non aveva alcuna importanza e rilevanza per il tessuto socio-economico, culturale, eccetera. È verissimo che questa infrastruttura per noi è importante, sono la prima che crede che lo sia. Però io vorrei anche aprire un'altra parentesi, ma invece se non arriviamo qua un po' di traffico turistico dovuto appunto allo sviluppo del nord-ovest del Sardegna, ma di questa infrastruttura che cosa ce ne facciamo? Io avrei voluto vedere quei gazebo e anche tutte le associazioni di categoria fare il gazebo e i presidi non solo sulla quattro corsie, l'avrei voluto vedere all'aeroporto, perché era un po' in alto, in questo sociale, è bellissimo che è importante, ma un'infrastruttura del genere deve essere adeguata a quello che è un flusso comunque di traffico. Quindi io credo che ci sia davvero tutto un discorso da portare avanti, e questo lo possiamo portare avanti solo se riusciremo a mettere piede in regione, perché questi signori hanno dimostrato per l'ennesima volta di non essere in grado. Io non so neanche, dico sempre, se non sono in grado, perché secondo me alle volte sono veramente, in realtà lo fanno con dolo, perché io non ci voglio credere, o non lo vogliono fare, comunque che non ci sia un disegno, perché non ne azzeccano una neanche per sbaglio. Devo essere un po' vero. Esatto, ora non voglio raccontare un altro, oggi mi sfogo, non lo dico mai, ma oggi mi sfogo. Allora, a casa ne hai ben dolo. Come mio solito mi raffronto anche con gli assessori regionali, è logico, sono i nostri amministratori, quindi giustamente per alcune cose ti devi rapportare anche come con gli amministratori locali, comunali. Con serie difficoltà, ve lo garantisco, perché mentre da parte nostra non vi è alcun pregiudizio, dall'altra parte spesso invece vi è grande pregiudizio. Quindi sento l'assessore Argiolas per quanto riguarda i bandi di destagionalizzazione, che sono dei bandi che dovrebbero essere volti alla sempre sviluppo del territorio in quei periodi dell'anno che sono un po' morti, quindi la stagione invernale, quindi che vanno da ottobre fino a marzo. Voi avete visto per caso voli attivi da ottobre fino a marzo in questi anni? No, perché i bandi non sono partiti. E la risposta dell'assessore è stato, quando è stato chiesto, ci dice per favore a che punto sono, perché poi avendo lavorato anche nell'amministrazione pubblica, so bene che alle volte si inciampa in qualcosa, mancano documenti, qualcuno fa ricorso, quindi capire giusto per il mio territorio cosa sta succedendo. La risposta è stata, basta leggere i giornali, leggere i quotidiani per vedere a che punto sono. Cioè, io dei quotidiani infatti leggo che non sono partiti, quindi io do merito che comunque al giornale almeno mi è stato spiegato che non sono partiti. Quindi io direi che il 24 febbraio abbiamo tutte le ragioni di votare Movimento 5 Stelle e di votare questi ragazzi meravigliosi che vi giuro hanno speso tutta la loro estate a stendere il loro programma, utilizzando il loro denaro, il loro tempo e le loro competenze. Quindi adesso veramente la scelta aspetta solo a voi. Quindi grazie a tutti per essere qua.